Grazie, con permesso mi servo delle carte, quindi intanto buonasera, grazie agli amici dell'Università, dell'IMES Club, a Bore, a tutti quelli che hanno permesso di organizzare questo incontro. Approfitto per presentare in anteprima mondiale il numero che uscirà venerdì, soprattutto perché ci sono delle carte che potrebbero essere di una qualche utilità, ammesso che io riesca a capire come si manovra, ma credo che sia così, esatto. Vorrei, prima di entrare nella carta, vorrei fare una premessa. Devo dire che il professor Bonazzi ha detto, come io ovviamente non potrei dire, quelle che sono le caratteristiche del voto americano e anche della personalità e del progetto appunto di Obama. C'è un punto forse che dovremmo tenere sempre presente, e cioè che rispetto ai nostri leader politici, il presidente, parlo di leader politici europei, il presidente americano è una bestia un po' speciale, perché incarna contemporaneamente quello che in Europa sarebbe il monarca costituzionale o il presidente della Repubblica e il primo ministro. E questa natura abbina del presidente degli Stati Uniti, che è contemporaneamente il massimo rappresentante istituzionale e protocollare del paese, ma è anche quello che deve sporcarsi le mani con le grandi decisioni politiche di ogni giorno, è ovviamente un fattore contemporaneamente di forza, ma anche di debolezza. Possiamo dire forse che il peggior nemico del presidente americano è il primo ministro che è in lui, cioè la mescolanza della irresponsabilità appunto del presidente con la massima responsabilità del capo dell'esecutivo. E seconda notazione collegata a questa: comunque il presidente degli Stati Uniti non è un imperatore, non è un autocrate, è il personaggio più importante di un sistema estremamente vasto che, specialmente l'abbiamo visto nell'ultimo caso, ma direi normalmente negli Stati Uniti, funziona con regole proprie, nel senso che le agenzie del potere americano, come in tutto il mondo, come qui polizia e carabinieri, anche lì si fanno la guerra fra di loro. E quindi quando si parla di l'America fa questo o l'America fa quest'altro, sarebbe forse il caso di vedere quali agenzie americane propongono una cosa, quali altre propongono il contrario, e poi provare a fare una media. Lo dico perché spesso si semplifica in questo campo. Il primo problema che Obama deve affrontare è quello di essere rieletto. Come ogni leader che venga eletto, dopo aver brindato, la sua prima priorità è quella di essere rieletto, in questo caso fra 4 anni. Per essere rieletto fra 4 anni ci sono tante condizioni che devono essere soddisfatte, che adesso possiamo forse solo intuire, ma una certo è fondamentale, ed è quella di rimettere in sesto l'economia. Su questo sicuramente il professor Caselli ci dirà delle cose illuminanti, ma da un punto di vista geopolitico credo che sia interessante considerare il fatto che questo grande Stato, gli Stati Uniti d'America, è contemporaneamente la massima potenza mondiale e il massimo debitore, e quindi si trova in una condizione piuttosto rara nella storia di avere un'esposizione nei confronti del resto del mondo, adesso vediamo meglio nei confronti di chi, e di essere dotato di questa esposizione anche se non solo, grazie alla sua potenza militare, politica ed influenza culturale in genere. Altrimenti non si spiegherebbe perché paesi che potrebbero ottenere delle attività molto più redditizie di quelle espresse in dollari continuino da anni a investire per esempio in buoni del tesoro americani. Guardando questa carta, noi abbiamo immediatamente l'idea della profonda simbiosi che si è creata fra la massima economia mondiale, gli Stati Uniti, e l'area asiatica centrata sulla Cina, che è l'area di massima crescita dell'economia negli ultimi anni. Questa simbiosi, questa interdipendenza ha un riflesso anche dal punto di vista del debito americano, nel senso che i massimi detentori di questo debito sono proprio le potenze asiatiche, in primo luogo il Giappone, poi la Cina, la Corea del Sud e molti altri. Paesi che quindi hanno creato un'interdipendenza che significa in termini politici anche una capacità di influenza e, se vogliamo usare un termine brutale, di ricatto
nei confronti del debitore. Naturalmente il rapporto è reciproco e finché gli americani restano comunque la prima potenza mondiale è chiaro che la loro capacità di influenza è senz'altro superiore, ma non è un'America che può considerarsi in qualche modo chiusa in se stessa e impermeabile alle influenze del mondo come forse si illudeva di poter pensare il predecessore di Obama. Ricordo che il vicepresidente Cheney aveva eletto a suo motto una frase di Ronald Reagan, il quale diceva il debito non conta. Il debito conta, lo abbiamo visto e lo vediamo, ahimè, anche in casa nostra negli ultimi anni, ma direi anche negli ultimi giorni. Il secondo aspetto che mi piace sottolineare di questa carta è quanto poco siamo interdipendenti noi, non solo dal punto di vista creditizio, dagli Stati Uniti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo, se posso usare un termine anche qui brutale, una capacità di influenza nei confronti degli Stati Uniti molto inferiore a quella che possono avere cinesi, giapponesi, coreani. In termini pratici questo vuol dire che quando il signor Obama cercherà di rimettere in piedi l'economia americana, cercherà anzitutto un accordo con gli asiatici e solo in seconda linea con gli europei. Lo dico anche perché si è molto parlato in questi tempi di Sarkozy, dell'Europa, eccetera. In America non interessa tanto Sarkozy, interessa molto più Hu Jintao o quello che succede in Giappone, semplicemente perché questi sono i riferimenti oggettivi, al di là delle simpatie degli Stati Uniti per quanto riguarda il loro futuro economico e non solo economico. Dico non solo economico perché, come poi vorrà sicuramente spiegarci il generale Cucchi, senza i soldi cinesi gli americani la guerra al terrorismo non se la potevano nemmeno sognare e se vogliono continuare ad avere lo strumento militare che hanno devono poter contare sul credito altrui, in particolare sul credito asiatico. E un altro aspetto evidentemente fondamentale per il progetto Obama, ovviamente legato anche all'economia, è quello di riconquistare almeno parzialmente quelle simpatie, quindi anche quell'influenza in termini di, come si dice, soft power, cioè io ti faccio fare qualcosa senza bisogno di spararti, che Bush aveva disperso negli ultimi anni. Vorrei approfittare però di questa occasione per cercare di distinguere, nel senso che molto spesso ormai si dipingono gli ultimi anni della presidenza americana, l'ottennato di Bush, come il male assoluto e ci si dimentica che molti degli errori commessi da Bush in realtà sono stati o commessi o comunque anticipati da Bill Clinton. Cioè il vero problema per gli Stati Uniti nasce subito dopo la fine della Guerra Fredda, quando veramente la sinistra americana, prima ancora che la destra, pensa che il male sia stato bandito dal mondo, che quindi l'America possa vivere una fase di dominio assoluto, naturalmente inteso come espansione del bene, e quindi di poter sostanzialmente espungere dall'equazione della potenza tutto ciò che non è America. Lo abbiamo visto, ripeto, sotto Clinton, anche con l'interventismo di Clinton nei Balcani, ma non solo, e lo vediamo moltiplicato, ma è comunque la stessa radice in Bush. L'idea di fondo sbagliata, ovviamente, è quella che l'America non deve considerare i punti di vista e gli interessi altrui perché può evitare di farlo. Ora, questa non è semplicemente, diciamo, una vocazione intellettuale, se si può usare questo aggettivo nel caso di Bush, ma è piuttosto qualcosa di profondamente americano, di profondamente radicato, almeno in una buona parte della cultura americana, la quale, per esempio, spesso ha una refrattarietà di principio nei confronti dell'idea stessa di alleanza, percepita non come il mettere insieme delle risorse ai fini di uno scopo da raggiungere, ma come la possibilità che altri interferiscano nella determinazione dell'interesse nazionale americano. Questo è anatema dal punto di vista dell'americanismo più radicale e questo è quello che Bush, ripeto, prima di lui Clinton, ma non sappiamo cosa farà Obama, ha cercato di mettere in qualche modo come alfa e omega del suo programma, la necessità di non subire l'influenza altrui e quindi, per conseguenza, o sei con me o sei contro di me. D'altronde lui stesso diceva che il suo filosofo preferito era Gesù Cristo. Bene, che possibilità ci sono che Obama, al di là degli interessi immediati, voglia effettivamente ascoltare di più il mondo? Io credo che ce ne siano molte, al di là del temperamento personale
di Obama, che ha un temperamento intellettuale e quindi dovrebbe essere in qualche modo vocato anche all'ascolto, oltre che a insegnare agli altri che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ci sono, come abbiamo visto, delle necessità immediate che impediscono all'America, nel suo interesse, di trascurare gli interessi, le ambizioni, le propensioni altrui, in particolare, ripeto, per quanto riguarda la Cina e l'Asia orientale in particolare. Quindi questo ascolto del mondo non deriva da una filosofia, ma deriva da un interesse, deriva dalla necessità per l'America di considerare che le sue ricchezze e quindi anche il suo futuro sono in mani altrui in buona parte. In secondo luogo, lo deve fare perché ormai la quasi totalità della forza militare combattente americana si trova all'estero e paradossalmente si trova in un teatro non centrale, cioè quello dell'Iraq, che infatti Obama sta cercando, almeno per ora da quello che dice, di sgombrare, se non totalmente, perché questo mi pare un po' improbabile, sostanzialmente perché si rende conto che tenere i 4/5 della forza combattente americana in un teatro che non è decisivo per gli interessi americani, anzi addirittura può essere nocivo, è evidentemente qualcosa di insostenibile. E per questo ha bisogno, evidentemente, del sostegno non solo degli iracheni, categoria peraltro astratta, ma delle grandi potenze che devono in qualche modo fare in modo che il ritiro americano dall'Iraq, graduale, ordinato, e certamente non come quello da Saigon, non provochi un vuoto di potere che poi inevitabilmente richiederebbe ulteriori interventi militari americani. Per questo un coordinamento con le maggiori potenze, a cominciare dalla Russia e dalla Cina, anche per questo specifico problema dell'esposizione delle proprie truppe, è fondamentale. E per questo io credo che tutti quanti, sapendo bene che esiste questo problema, oggi anche i leader meno simpatici nei confronti degli Stati Uniti sono convinti che sia utile andare a un confronto con gli americani, perché è sempre bene soccorrere il nemico quando è in difficoltà, perché ti può dare qualcosa, quantomeno. E l'esempio ultimo, forse, di questa tendenza è la lettera di Ahmadinejad a Obama, che sicuramente è un segnale politico, infatti ha provocato anche delle critiche da parte dei conservatori iraniani a Ahmadinejad per questa mossa, ma è sintomatico del fatto che esiste, direi reciprocamente, fra persiani e americani la consapevolezza che a un certo punto si devono mettere d'accordo. Come lo faranno, questo è un altro discorso, se lo faranno prima o dopo la guerra, questo è un ulteriore discorso, ma certamente una qualche forma di intesa ci deve essere. Qui sono rappresentate molto sommariamente le percezioni che si può avere affacciandosi alla Casa Bianca e guardando un planisfero naturalmente centrato sugli Stati Uniti, e capire quelle che possono essere le risorse effettivamente disponibili dal punto di vista geopolitico, e adesso non entro nei dettagli, ma paesi veramente affidabili in questo momento dal punto di vista americano, affidabili non vuol dire servi, ma comunque amici con cui si può collaborare sicuramente, ce ne sono pochini, a cominciare anche da alcuni paesi della NATO, e questo è un discorso che farò alla fine. Questa carta invece illumina un'area del mondo da tenere molto d'occhio, specialmente nella prima fase della presidenza Obama, e cioè lo stretto di Hormuz, questo collo di bottiglia da cui passano gran parte dei rifornimenti petroliferi diretti dal Medio Oriente, dal Golfo, verso l'Occidente, il Giappone, gli Stati Uniti, e che in caso di guerra sarà sicuramente l'epicentro degli epicentri, nel senso che quello che accadrà qui, cioè il blocco da parte iraniana in caso di guerra e scontri sicuramente con i vicini arabi e con gli americani e gli israeliani, è evidentemente qualcosa che ci toccherà molto direttamente, se non altro per effetto del prezzo del greggio. Ma aperta e chiusa questa parentesi, concluderei con questa carta. Il vero problema, che non è legato a questa presidenza, a quella precedente o alla prossima, dal punto di vista americano, è che dopo la fine della guerra fredda, e particolarmente negli ultimi anni, ma direi addirittura negli ultimi mesi, si è determinata una crescente interdipendenza fra una buona parte delle potenze europee occidentali e la Russia. Questo è lo scenario
contro il quale l'America si è battuta durante la Guerra Fredda. Ricordate bene, il motto del primo segretario generale della NATO, che era un inglese, diceva: il nostro scopo è avere gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi sotto. Bene, abbiamo vinto la guerra 20 anni fa e noi abbiamo gli americani sempre più fuori, i russi sempre più dentro e i tedeschi sempre più su. Naturalmente però la guerra l'abbiamo vinta. Questo lo dico perché si tratta di esaminare dei processi storici che non hanno un inizio e una fine, ma appunto sono dei processi che possono proseguire indipendentemente dai cicli elettorali o economici e che a un certo punto poi vengono in evidenza, emergono per una serie di fattori o di circostanze. Questo l'abbiamo chiamato l'incubo di Obama, ma potremmo dire l'incubo dell'America e anche l'incubo, se vogliamo, dell'Inghilterra, è appunto questa crescente interdipendenza, in particolare fra Germania e Russia, che non è solo gas, anche se essenzialmente ovviamente basata sulla dipendenza energetica della Germania dalla Russia, ma anche viceversa sulla dipendenza della Russia dal mercato europeo e tedesco in particolare. Adesso non saprei dire, forse lo potrà dire Paolo Caselli, che cosa sia più importante, il mercato per i russi o il gas per gli europei, ma certamente è un'interdipendenza reciproca piuttosto profonda e solida, perché non si basa sull'ideologia di un politico o sulle propensioni di una classe dirigente, ma sulla sopravvivenza, perché qui si parla di energia e di quattrini, di intere società. Bene, ho voluto citare questo esempio perché evidentemente ci tocca più da vicino, essendo noi il paese che esprime il leader politico probabilmente più filorusso del mondo, pur essendosi dichiarato ripetutamente filoamericano, ma che ogni volta che c'è da scegliere fra Russia e America, guarda caso, sceglie sempre la Russia. Io adesso non so per quali motivi lo faccia, ma certamente devono essere dei motivi molto profondi e molto sentiti, perché appunto ricorrono puntualmente. Ma questo secondo me va al di là dell'Italia. Va al di là dell'Italia se pensate solamente che, per esempio, il capo del gasdotto del Nord che si sta costruendo attraverso il Baltico, o che si dovrebbe costruire attraverso il Baltico, tra Russia e Germania per scavalcare le potenze di mezzo è l'ex cancelliere tedesco, e che al nostro ex primo ministro fu proposto, ma lui rifiutò, parlo di Prodi, di diventare il capo del braccio meridionale dello stesso progetto, il cosiddetto South Stream. Questo per dire come l'interconnessione di interessi economici e politici, ed evidentemente anche personali, diventa sempre più solida. Ricordo anche che dal punto di vista americano quest'area euro-mediterranea è un'area che si sta pericolosamente sguarnendo. Negli ultimi anni gli investimenti americani, parlo di economia, gli investimenti americani in quest'area sono drammaticamente calati dal 25 al 10%, mentre sono aumentati addirittura quelli di potenze esterne come il Brasile piuttosto che la Cina o l'India, mentre sono drasticamente aumentati i tassi di insofferenza e di antipatia nei confronti della potenza militarmente dominante nell'area mediterranea, cioè gli Stati Uniti. Basti verificare l'occorrenza del nome Osama nelle nascite dei paesi islamici e nordafricani in particolare, se vogliamo usare un indicatore, ma ce ne possono essere molti altri. Quindi una perdita di influenza, una perdita di credibilità, mentre quest'area si infiamma, o anzi viene ulteriormente infiammata, per gli interventi militari legati alla guerra e al terrorismo. Concludo con una avvertenza che rivolgo prima a me stesso che a tutti voi. Fare oggi delle previsioni sulla presidenza Obama è esercizio piuttosto velleitario. Dubito francamente che lui stesso abbia un progetto preciso, ha sicuramente degli orientamenti, sa dove deve portare questa barca americana, sa che vuole essere rieletto, ma il percorso è ancora molto incerto. E l'unica certezza che noi abbiamo è che vi saranno molte sorprese e che queste sorprese costringeranno il Presidente a riscrivere la sua agenda varie volte. Grazie. Molte grazie anche Lucio Caracciolo, generale Cucchi.